presenza del sindaco, il direttore tecnico di Casalambiente, la presenza anche del consigliere comunale Pasquale Cuccio, con il quale abbiamo immaginato questo incontro stamattina, perché lo ritenevamo comunque utile e necessario, in quanto la questione dei rifiuti è una questione che riguarda ovviamente tutti noi, tutti i cittadini, e poiché noi ci troviamo ad essere amministratori di questo grande condominio che si chiama Casoria, è normale e è necessario iniziare comunque ad interfacciarsi con quelli che sono gli amministratori poi di singole unità abitative. Da poche settimane, cioè da lunedì scorso, è iniziato nel centro cittadino di Casoria anche il porta a porta, che come avete ovviamente visto, già sta dando comunque dei risultati importanti in città. Ovviamente noi abbiamo la necessità di parlare con voi, di interfacciarci con voi per capire quali sono comunque le problematiche, le difficoltà e cercare ovviamente di venire incontro l'una parte con l'altra, con gli altri per risolvere quelli che possono essere i problemi di carattere logistico e di carattere tecnico. Io sinceramente questa riunione non l'ho fatta per far parlare noi, ma soprattutto per sentire voi amministratori di condominio, e per capire quali sono ovviamente le vostre critiche, che ovviamente accettiamo, ma anche quali possono essere i vostri consigli rispetto alla risoluzione di qualche problema. Se facciamo magari, ovviamente facciamo parlare un attimo il sindaco, poi il direttore tecnico di Casalambiente, facciamo dire due parole anche al consigliere comunale, dopodiché ognuno di voi ci esporrà quali possono essere problematiche, difficoltà incontrate nei primi giorni e eventualmente anche qualche suggerimento. Io in questi giorni ho parlato con qualche amministratore, mi diceva della questione dei sacchetti giù al palazzo, chi fa la raccolta, chi non la fa. Un'idea che c'era comunque venuta era quella di mettere ad esempio vicino ad ogni invitare i condomini, a mettere vicino ad ogni sacchetto il cognome dell'unità abitativa, in modo tale che si riusciva comunque ad identificare la persona che faceva la raccolta differenziata e chi ovviamente non la faceva. Questo potrebbe essere una soluzione, ci sono ovviamente problemi a seconda di ogni singolo condominio, però io credo che tutti assieme con lo sforzo comune, perché ovviamente noi possiamo mettere a disposizione tutti gli strumenti, però poi è il cittadino che deve essere comunque educato a fare la raccolta. Io passo la parola al sindaco Enzo Carola per dare a lui la possibilità di spiegarvi altre cose. Grazie. Vi ringrazio, buongiorno. Io ho poche cose da aggiungere a quello che ha detto l'assessore Vignola. Io vorrei soltanto farvi partecipe del lavoro che c'è stato dal primo giorno in cui sono stato nominato sindaco. Un lavoro enorme presso la TAFNA e presso l'Ambiente e le varie discariche per poter testare. Noi vi voglio dire che dall'8 giugno al 18 giugno siamo stati fermi con 10 camion in discarica perché non ci facevano scaricare. Quindi sul nostro territorio sono accumulati circa 700 tonnellate di spazzatura. Alcuni residui oggi si vedono ancora, però con la TAFNA siamo riusciti ad avere delle tonnellate in più di sversamento e la situazione è un po' migliorata. Oggi siamo tornati un'altra volta alle 80 tonnellate quotidiane che noi produciamo e che sversiamo. Quindi diciamo che qualche cumulo c'è ancora, però dopo Antonio ci dirà pure un po' la situazione come sta. Il problema è questo, che noi cerchiamo di pulire, togliamo tutta la spazzatura, ma se passate dopo due giorni è peggio di prima. Allora, visto che Casoria Centro fa la raccolta differenziata porta a porta, ormai siamo su tutto il territorio, su tutto il territorio, non si riesce a capire da dove esce questa spazzatura. Perché se voi guardate ci sono sedie, ci sono armadi, ci sono passeggini, ci sono culle, c'è di tutto. Se andate sulla circonvallazione, sopra un muro c'è una carcassa di un altro. Ora, a questo punto, dire sindaco, comune, amministratore, non siete capaci, penso che si è un po' ingenerosi. Ora noi chiediamo il vostro aiuto, perché come diceva l'assessore, noi vogliamo ascoltare quali sono le difficoltà, su che cosa possiamo migliorare, cosa si può fare di più di questo, perché penso che noi sapete che il comune è l'unica cosa che può fare responsabile, è della raccolta e dello sversamento. Però se noi andiamo a Giuliano, a Tufino, rimaniamo fermi tre giorni con i camion senza scaricare, noi stiamo potendo a capo, ritorneremo un'altra volta in emergenza rifiuti. Ora,
La canzone ambiente, prima non la conoscevo bene, però posso dire che lavora bene, non c'è nessuna responsabilità su queste cose qua. Si è attrezzata per gli ingombranti, lui c'è un numero che probabilmente dobbiamo un po' migliorare, questa recensione del numero verde per gli ingombranti, perché a volte funziona, a volte non funziona, oppure l'impiegato va in ferie, non è la giornata, non abbiamo il ricambio, vabbè, adesso siamo anche in estate oppure congedito. Però quello che rimane veramente sbalordito, dopo due o tre giorni in cui in zona che si fa la differenziata, c'è un 28 comune di spazzatura. Ora, probabilmente nelle zone che dico sono i comuni vicini Ori che probabilmente passando tutto lo stacchetto se ne va. Però in altre zone è quasi inspiegabile questa cosa, perché mentre prima c'erano i cassonetti che tutti andavano a depositare, indifferentemente, stati, qualsiasi cosa, oggi non essendoci più i cassonetti dovrebbe migliorare la situazione. Però in alcune zone ancora non ci riusciamo. Noi abbiamo allertato i vigili ambientali, la polizia municipale, ci sarà da poco un incontro anche con i carabinieri disponibili a darci una mano, i quali ci telefonavano ogni giorno per questa spazzatura, ci hanno fatto un dossier, delle fotografie, c'è un procedimento penale in atto contro il sindaco di Casoria per disastro ambientale, per disastro sulla salute, quindi si inizia bene, è migliore con metà del lavoro. Poi possiamo dire che ormai con la differenziata abbiamo superato il 40%, non? Sì, 40%. No, l'obiettivo da raggiungere è il 50%, però sicuramente la zona ambiente raggiungerà il 70%. Quindi entro dicembre, entro dicembre la legge prevede il 50%. Quindi entro dicembre sicuramente supereremo il 50%. Sì, la legge dice 50% entro il 2011. Io vedo che arriveremo anche in più, quando dobbiamo arrivarci. Ora, se Antonio, dottor Risoldo, voglio dire, se vuoi che mi permetti,